Ormai abbiamo questo salame umano qui, praticamente, quindi tu, Bardo, vedi questo salame appeso al palo, sì, appeso all'albero, che sta, guarda che l'orecchio, sta così, quindi, che sta appoggiato all'albero, tiene la corda dall'altra parte, e questo qua che sta praticamente completamente fuso, che un pochino sfarfalla, dice cose un po' a cacchio. Esattamente, il paladino che sta sempre più incazzato, con una fascia sul braccio sinistro. Ora il destro, oddio, non mi ricordo. Il destro. Destro, Con destro. la fascia sul braccio destro un po' sporca di sangue. Che ne facciamo di questo? Prossima domanda. Le opzioni sono due. O lo facciamo scappare, oppure ci informiamo. Perché questo è un bandito. Ed è uno di quei tanti che ha attaccato il nostro committente. Magari potremmo ottenere informazioni per la ragazza qui, per la principessina. Perdonatemi un attimo, ma a quanto pare stavo bioccando per le scorse ore, quindi cosa è successo? Abbiamo trovato dei banditi, ne abbiamo catturato uno e per poco uccise anche gli Sì. altri due. Uno ci è scappato. Va Però bene. possiamo seguirlo seguendo la scia di orme, odori e colore marrone per terra. Penso di aver capito cosa intendi con colore marrone. Ma in ogni caso, vedete che si massaggia la barba che non ha. Quindi il mento. I peli pubici sul sottomento. La barba che non ha si avvicina molto incuriosito al tizio, lo guarda per bene e faccio un tiro di per capire cosa addosso, percezione. Lo vedi? Cioè, è una semplice armatura di pelle. Una semplice armatura di Sì, pelle. c'ha praticamente una guancia completamente livida, tipo cartone animato, presente completamente viola, gonfissima, che tipo va Sì, dalla ho guancia fino a capito, ho sotto capito. l'occhio. Capito, capito, capito. Allora, estraggo il mio pugnale perfetto e lo punto dove non batte il sole. Non è appeso come una pignatta, non gli puoi girare intorno. Cioè, è appoggiato comunque all'albero. Sono alto 93 centimetri. Quindi lo punti davanti, non da dietro. Dove non batte il sole, vabbè, insomma, Ok. davanti comunque, sul Ok. sottopalla, sotto il mento di Thanos. Inizia a sudare freddo quello là. Se non ci dici immediatamente cosa volevate fare e ci dici tutte le informazioni che vogliamo, forse potremmo non tagliarti questa sacca scrotale che ti ritrovi sotto il mento. Oh no, ho sbagliato reference. Insomma, dici tutto quello che Tiro sai. di intimidire. Ma va? Allora. Mentre 19. suda freddo, dico che parlerò, dirò tutto quello che volete. Chiedetemi qualsiasi cosa e vi dirò tutto. Basta che non mi tagliate niente. Perché Ok, mentre lo allora. dici, guarda il corpo del suo compagno che è ancora lì, e poi inizia a focalizzare il fatto che come quello c'è morto, potrebbe finirci anche lui. Perfetto. Aspetta, è il famoso corpo di quello squartato a Sì. due parti, giusto? Ah, ok. Allora, dato che tu sai tutto quello che vogliamo sapere, dimmi tutto quello che sai. Così anche noi sapremo tutto quello che dobbiamo sapere, che proviene dal tuo sapere che noi non Ah, sappiamo. davvero ti sta guardando perplesso. Chiaro? Ma chiedili dove stava Quello lì tipo è scappando crashato. l'altro.
più facile piuttosto che riempirsi di parole, Beh, gliel'ho appena chiesto, certo, in una forma un po' meno cortese, però sempre che gliel'ho chiesto. come ti pare, basta che ci sbrighiamo. Parla! Allora, balbettando, sostanzialmente vi fa. Siamo scappati verso la baita delle altre sentinelle, eravamo rintanati lì. Ci è stato detto soltanto di attendere perché sapevano che sarebbero arrivati degli avventurieri, ma siete dei pazzi, dei pazzi scatenati, non so che cosa. Ho paura, lasciatemi andare. Parla! Aspetta, ho sbagliato voce. Parla! Il nostro capo è un. Anzi, sai cosa? Fottiti! Il nostro capo è un negromante, vi resusciterà e tornerò a combattere, vi farò il culo a pezzi! Aspetta, hai appena detto che ci resusciterà. Ci resusciterà tutti, sì! Chiaro. Però, Mentre dice in tutti, quando dice realtà. ci resusciterà, indica anche il suo amico che sta a terra, che indica, non sa se indicare in realtà il sopra o il sotto del suo amico, quindi un pochino, tipo avere il dito che fa un pochino avanti e dietro. Vedi, c'è un piccolo problema, che quando avrò finito con te, se non ci dai le informazioni che vogliamo, nessuna necromanzia potrà mai resuscitarti. Ada tira pure di intimidire per aiutarti. Semplicemente colpire alla gamba, No, la senza prendo. trinciarlo un Che pochettino. cacchio, peccato, un tiro un po' facile. Tiro pure Tiro io io. intimidire. No, tiro io, sono io il Io l'ho bardo. soltanto. Beh, Ma scusa, ma semplicemente tagliare qualche albero qualcosa ho si può fatto. fare. Tu riprenditi la tua accetta intanto. Io ho fatto Vabbè, io non ho 16 passato la prova, intimidire. però comunque l'ho preso, cioè ho lasciato la corda e l'ho preso e sbattuto sull'albero. E basta, però non ha sortito un buon effetto. Madonna, sto tipo troppo spaventato comunque. Ti ricordo che è riuscito le palle, eh? Per il fatto che può essere resuscitato. Ok, Vabbè, questo è un signore che allora possa soffrire. Che facciamo potente. così. Io Minchia, passo. solo un pochettino Ti ricordo che questo paladino sadico non dimostra abilità oggi. per nessuno, Allora. Ah, Giova, io Vabbè, ho fatto 20 intimidire, sa. E quindi che fa niente con un. praticamente se colpisco qualche Sì, arto posso. praticamente tu che fai? Mentre io lo sbatto, tu passi la prova e dai col pugno Ecco. sull'albero, lasciando l'impronta del pugno. E vedi che si scorteccia come togli il coso. Quindi Davide ha ottenuto un più 2 alla prova facendo 20. Quindi che cosa vuoi sapere? No. E cosa stai facendo? Allora, voglio sapere tutto quello che sa, proprio tutto. Niente escluso, anche da chi è nato, voglio sapere. Quello lì Allora, forse. E anche da quale buco di culo è Allora, uscito. siccome se dovessi dire tutta sta cosa balbettando non finirei mai più oggi. Riassumi, Ok, strinci. allora loro non sanno effettivamente che cosa serva quella ragazza. Sanno soltanto che è venuto questo tipo che gli ha detto di essere. Si chiama Teb Noteb. Che schifo di nome. Aspetta, aspetta, che me lo segno. Ok, Teb Knobet si scrive. Ah, perché no, ok. E ha parlato con il loro capo che attualmente risiede nella baita delle Alte Sentinelle. E insieme a un'altra decina di uomini. E gli ha detto che sarebbero arrivati degli avventurieri e che dovevano rapire questa ragazza. Il motivo non gli è mai stato detto. E il loro capo, siccome comunque è una persona abbastanza importante per l'impero Taldano, ha deciso di tenerlo come ostaggio per essere sicuro di avere tutto sotto le sue mani all'interno del bosco. Ok. Faccio un tiro di percepire L'ho appena fatto io intenzioni. pure. Vai, no, vai, Ah, a fallo tu, fallo tu. posto. Cioè, io sono soltanto comunque che non è del tutto sincero. Quindi
Quindi lo guardo con molto sospetto. Ok. 18. Allora, capisci che ti sta nascondendo qualcosa, però non è. Non ti ha mentito, però ti nasconde qualcosa. Ok, allora io mi giro di spalle per pensare un po'. Quello ancora è legato come un salame, sta praticamente tenuto da me mentre sta appeso. Sì, non ti Quindi preoccupare. comunque in caso non tocca terra, Dopodiché, sappilo. sì, dopodiché mi giro velocemente e gli pianto un pugnale nel ginocchio. Devo fare Eh qualche sì, tiro tiro per per la CA. colpire, non so, dimmi tu. Ok, considerando che perde la destrezza dato che è legato, ho più 4 a colpire, vai. Lo E sapevo. non colpisce la gamba. Vai col coltello, anziché colpirgli la gamba, colpisci appena sopra la corda, quindi per poco non ci fai perdere pure la corda e la possibilità di tenerlo ancora per un po'. Però gli squarci di poco il Non ho pantalone. fatto. Ok. Vedo che è un po' più Un imparito. po', sì, un po'. Giusto un poco. Ho detto tutto. Non hai idea di come più o meno sta cercando di nascondere una cosa che probabilmente sa che più se ve la tiene nascosta morite, quindi non la dice quasi fino a che non muore. E va bene, mi toccherà utilizzare le maniere forti. Io con Nada do un pugno con un attacco non letale. Dove sta qua? Colpisco. Un altro cazzottone, stavolta con l'altra guancia, glielo do. E gli dico, tutto ci devi dire! Che cosa stai nascondendo, bastardo? Venite con l'altro cazzotto, sta venendo lo sputa sangue sul mio davanzale. E Bello. praticamente dice che c'è una trappola per tenere lontano gli ospiti indesiderati. Però siccome l'altro amico suo è scappato, l'altro bandito è scappato, probabilmente avranno rafforzato i turni di guardia. Quindi probabilmente stanno aspettando praticamente che arriviamo, quindi potrebbero esserci anche altre trappole. Quindi tutto questo. L'ultima cosa che ci veramente sputa sangue ancora un'altra volta, dice e si augura soltanto di morire. Un pochino e spera anche che muoia la loro cuoca. Perché gli fa dei passi di merda. E A posto. aggiunge anche schifoso sangue misto. Ancora un HP comunque, nel caso voglia ad infierire. Io lo butto a terra. Vabbè. Io sinceramente lo colpirei. Dopo danni non letali, vado diretto proprio, Ok, subito allora uccido il io faccio una paladino. cosa, io faccio una Fortuna che cosa. sei un paladino. È un paladino Vabbè, di forse, Torak, eh. È sempre un Non è nemico. mica di Iomede, È sempre un nemico lui, non dà posto. mica pietà. E Ok, allora soprattutto io questo qua ha faccio tradito i una suoi bellissima compagni. cosa. Soprattutto quello lì mi ha tirato una freccia nel braccio, Anche. soprattutto. Una Però freccia nel comunque ginocchio. ricordati che per un paladino di Torak la lealtà è tutto. E questo ha appena tradito tutti i suoi amici per un cazzotto, ricordati. O due in realtà. No, facciamo uno per sicurezza, che è andato a capo solo con quello. E tu sta con un HP, già gli diedi uno che giusto Vabbè, devo mettere qualche cosa in più per i dadi o no. clicco solamente la Per non spada? colpire, Aspetta, devi aggiungere almeno aspetta, aspetta, 4. Fermi tutti, fermi tutti. Come Almeno per 4. Oh, io volevo fare una cosa dall'inizio, per cosa? piacere. Allora, io volevo marchiarlo. Vabbè. Stai tendendo verso il malvagio, sappilo. Eh? No, no, fai, fai. Semplicemente stai tendendo verso il malvagio. Vabbè, io sono caotico neutrale, quindi Sì.
Non essere malvagi, lo voglio solamente marchiare perché nel caso lo rincontriamo, sapremo chi è. Ok. Sì, però così non posso ucciderlo. Non dovresti Fa ucciderlo, nulla, non puoi lo devi uccidere. suonarlo. Attacco. Vabbè, minchia, con la spada come faccio a Ti suoni con suonarlo? l'elsa in fronte, Con la spada. dietro al collo. Un Vabbè. calcio, che ne so. No, il calcio no. Bene, Lo direi che ci ha colpisco col detto laser. abbastanza per oggi. Questo è solo un piccolo regalino nel caso ti dimenticassi di noi. Prendo il pugnale, mentre ancora è legato, e gli faccio un pene in fronte con il pugnale. Tira per questa armatura. Che A pelle di Madonna. ferro, pelle di ferro, sì. Vabbè, è comunque a Sì, io contatto a sto punto. dico l'ha contato, sto guardando, vai. Avevo visto quel 3 29. benissimo comunque. Ho visto un 3 avvicinarsi. Vabbè, gli incidi il pisello sulla fronte, poraccio. Quello sta praticamente piangendo lacrime di sangue. Vabbè, testa di cazzo, com'è? Aspetta, hai detto il rovente? È Ah no, rovente, che no, what? sto pensando ad altro perché nel mio cervello hai fatto anche col fuoco. Vabbè. Vabbè, E tiro certo. il danno. Mi cicatrizza la ferita nel ventre. Vabbè, raga, il danno è un D2 più 1, Sì. mi sa. Diciamo fai Aspetta, critico e no. È un D2 più muore. 1. No, è un Ah. D2 più 2. Vabbè, a posto, è morto appena colpisci. No, vabbè, che alla fine lo No. sta solo Oh, ma incidendo. no, c'ha dei danni non Mazzo, letali. danno letale. No, c'ha dei danni non letali. Shh, Mi ha fatto critico, però. fa nulla. Ha comunque dei danni non letali, quindi non dovrebbe morire. Vabbè, che sembri lo stunni. Praticamente è svenuto per il dolore. Allora, Bene, intanto Hades bene. scioglie i nodi e si riprende la corda e se la rimette nello zaino. Allora, andiamo a prendere sto gran stronzo. Però non ci ha detto dove è nascosta. Lo Qualche modo troveremo. si farà, si Va farà. bene. Qualcuno che tira di percezione per le impronte, tanto alla fine là siamo. Le vedi, voglio dire, ci sono delle falcate degli affossamenti di praticamente mezzo metro con una striscia marrone ogni tanto. Cioè, e sangue anche perché è stato sparato dal mago, ricordati, con la freccia, quindi riesce a seguire un po' qualche colore, Aspetta, io qual era quello che avevo beccato al capito? piede? Era Questo. lui o l'altro? Quello che ho diviso a Quello che è metà? diviso a metà. Ah, ok. Allora, seguendo le orme, Scene bellissime da ricordare. seguendo le orme. Arrivate di fronte alla baita delle alte sentinelle. Allora, di fronte a voi si presentano delle orme di piedi, a volte alcuni di cavalli, tutte molto alla rinfusa, vanno un po' in giro, un po' da una parte, un po' dall'altra, tipo alcune sono qui, 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 comunque sparse, non vanno in linea retta. C'è praticamente questa baita che ha due piani. Semplicemente c'è della legna attaccata sul retro e un pochino sul fronte. Qui è una grossa entrata con due porte e il pianerottolo su cui si affaccia pieno di neve, un po' sporco di neve. E in lontananza vedete un bugigattolo, una latrina sostanzialmente. E Ah, poi ok. alla vostra destra c'è il pozzo. Aspetta che ho tipo laggato tantissimo. Vabbè, c'è un cesso e una porta, fine. C'è un cesso e una porta, vabbè. Infatti, devi pensare solamente a questo, c'è un cesso. Ok, che sarebbe Sì. H2, penso, Sì. no? Ok, Quello che non sia una ragazzi. casa, quella. Avrei bisogno di andare in bagno, per cui ne approfitto. Ada ti ferma, aspetta, aveva detto che c'erano delle trappole. E soprattutto che ci stavano aspettando. Non andrei così Tipo tranquillo.
Che trappola ci deve essere in un cesso? Non per forza nel cesso. Sì, appunto, al massimo ci potrebbe essere una trappola per orsi che mi mangia il culo, però non credo sia. Una iena assassina. No, Oddio, no, ti prego. Ho dei brutti ricordi con le iene. E vedi tipo che rimane un attimo bloccato a fissare il terreno. Intanto hai Tipo Adam, ricordi scusa il del terreno così. C'è pianto. un modulo, c'è un senso in quelle orme in realtà. Perché le impronte saltano dove siano siano, queste impronte saltano un particolare punto. Che comunque faccio anch'io su Survival Perf. Ada lo fa perché è cacciatrice, quindi può utilizzare quella per controllare le tracce. Ah, ok, allora io devo Sì. tirare percezione. Per trovare le Meglio, trappole, meglio. dici, no? Se c'è la trappola, dici. Sì. 15. Allora, osservando, vedi che praticamente nonostante le orme e tutto il resto, vedi questa piccola montagnetta di neve è dritta. È perfettamente dritta. E vedi ovviamente le orme che magari ad esempio prima avevano un passo più ravvicinato, vedi la distanza tra un'orma e l'altra più ravvicinata, e poi in quel punto un'impronta poi proseguiva saltando a piè pari praticamente quella linea, questa linea di neve. Ok. Allora vi ricordo che comunque è ancora giorno. E Ada fa, cosa vogliamo fare? Qui siamo a corto di risorse. Non, ha detto che sono un sacco di persone, quindi sono una decina di persone, quindi è un po' difficile probabilmente addentrarsi sfondando così. Sai, penso che potremmo fare un'altra cosa. Tipo? Andare immediatamente da loro e aprirgli quel culo flaccido che si ritrovano. Non credo che riusciremo a reggere con le nostre condizioni una decina di guerrieri. E se quello è veramente un necromante, probabilmente anche degli altri zombie, come quelli che ci ha piazzato nel carro. Io non posso più dar fuoco alle cose adesso, o congelarle, o qualsiasi altra cosa, quindi. Però abbiamo un vantaggio, noi possiamo vedere al buio. Penso che quello, essendo un necromante, possa Ma anch'esso non i vedere suoi il buio. soldati. Potremmo farli cascare in un'altra, nella loro stessa trappola. Proprio perché ci stanno aspettando, potresti. Loro non sanno chi siamo, come cosa di cosa siamo capaci di fare. Quindi, non lo so se puoi lanciare tipo quelle luci che piazzi in taverna, gli fai credere che siamo noi correndo, e noi entriamo da un retro, sfondiamo una finestra ed entriamo. E facciamo tutto sneaky sneaky. Troviamo la ragazza e ce ne andiamo. Semplice, rapido ed Tu efficace. che fai le cose sneaky sneaky, sei la stessa Ada di sempre. Eh sì, ho deciso di leggere. Non Ah, sto imparando a leggere ancora capisco. in realtà, quindi è un po' difficile. Capisco. E poi non c'è bisogno di essere intelligenti per sapere come si bracca una preda. Li ho cacciato per anni, da quando sono piccola, quindi non ho problemi a capire se una preda può essere fregata con poco. Finora abbiamo combattuto umani, quindi persone che non possono vedere all'interno, al buio. Vabbè, tralasciando anche gli elementari dell'acqua, i zombie, abbiamo combattuto Sì, solo ma contro gli umani. zombie sono ciechi alla fine, quindi relativo. Gli elementali ci hanno lasciato stare. Ci ha lasciato stare. Vabbè. Allora, mentre stiamo a discutere, sentiamo la porta aprirsi. Allora, tirati di furtività. Oh, ok.
me l'hai chiesto Ti veramente. tocca. Furtività. Che pure io Non non ho. l'ho. Tiro un D20 e diventerò una pietra. Io ho fatto 10, base, Bene. così, palese, palese. Io 15. Io me ne vado. Tipo, io divento furtivo. Ok, sono quello con più Ok, allora, furtività. mentre vede questo, il paladino si fionda. Ok, aspetta, posso dire cosa Aspetta, faccio? prima di con chi riesce. Stefano, allora, il vichingo e Io il no. paladino si fiondano dentro gli arbusti, quindi si cercano di nascondere. Il vichingo, grazie alla sua pelle un po' pietrosa, si copre con un po' di neve pure per evitare di essere visto, come l'altra volta. E Io non va benissimo. invece io il bardo così. Aspetta, se dico io cosa faccio. Vai. Dico io cosa faccio. Vedo che tutti si stanno nascondendo e io rimango così impanicato che decido di buttarmi a terra e fingermi morto. Ok. Probabilmente con lo spessore riesci comunque a Un nasconderti. procione. E tu probabilmente riesci pure a nasconderti per quanto sei piccolo, buttandoti nella neve. E io invece pure Affondi là più o meno seguo il sotto. paladino, però rimane con metà del corpo buttato sulla neve. Con 1,70 m ancora rimasto Sì. fuori. Sì. Probabilmente il tizio che sta uscendo ad un certo punto sente. Allora, apri la porta, aspetta che sposto tutti. Tu rimani là. Se non ci vede è ciecato, peggio di uno zombie. Allora, lui esce, tossisce, ma con una tosse tipo di catarro potente. Ah, tipo la Sì. mia Sta tosse. praticamente morendo Wow. dentro. Che cazzo era? Un Sì, è la alien. tosse Sto sua. Ok, abbiamo capito. rollando. Ok. No, sto rollando anche il E tira tizio. di percezione. Oh. Sì, certo. Minchia, multitasking oggi. Sappiate che veramente allora guarda. Allora, veramente, allora, siccome il bardo è piccolo, vedi tipo i piedi e qualche ciuffo rosso. Inizia No, però a calpestarli. siccome è distante, pensi che siano pietre e lascia stare. Invece guarda dove Minchia. sta praticamente Ada e grazie alla pelle di alce che si era legata alla vita, sporgono praticamente soltanto sporge soltanto appunto la pelle che sta così. Poco poco dei polpacci, però quella parte dei polpacci che si vede è del bianco che c'ha della pelle, e poco poco è la parte di cuoio, quindi non ci fa caso. Per via di tutta la neve spostata, quindi non Bello. riesce a vedere niente. Però rimane lì di guardia. Ada in sottovoce. Aspettiamo la notte. Meglio così. Ti senti, no? Quello lì si gira Che tantissimo. cosa? Chi ha parlato? Aspetta, io cerco di fare un tiro sul raggirare. Ok, vai. Faccio un tiro di raggirare. Ok, cosa dici? Sono la tua coscienza! Viva i funghi. Allora. E quello. Che cosa vuoi, coscienza? La mia coscienza mi sta parlando. Mi devi dire una cosa. Ok. Cosa ho in tasca? E aspetta a rispondere. Perché se sbaglierai, morirai sul posto. E vedi lui perplesso, tipo, si guarda un po' intorno, cioè, si comincia a tastare, ha lasciato la spada, e si comincia a tastare, dice, ma che cavolo, ma, poi realizza, ma io non ce le ho le Tipo dici, ma tasche. i funghi. Che funghetti ho Non mangiato? le tue tasche, stupido, le mie tasche. Quello tipo va in crisi, ma è. E rientra dentro, tipo. Ti ho Aspetta, mangiato. prima che rientri, io dico,
Se proverai a scappare, morirai comunque. Dovevo farlo. Mi si è pensato a dire, ma se la mia coscienza, se muoio io muore lei. Riprende la spada, si guarda dietro, però stavolta guarda verso tipo bugigattolo e rientra dentro. E lo senti gridare, ragazzi, la mia coscienza mi ha parlato, e chiude la porta. Cose normalissime che succedono qui. Ok. Ragazzi, sono fottutissimo, bardo. Io l'altra volta ho parlato con un Sì, è vero, pupazzo. parlare col pupazzo di neve. Cose normalissime. Vabbè, dai, ragazzi, capita. Ah, più 4 ero io, non più 3. Vabbè, di un punto, vabbè, se facevi Appunto. Allora, mi 9. risollevo. La fortuna è che lui ha fatto schifo al dado, ecco. Allora, si rialza, si Raga, cambia da nero quando a rosso. storpio. Ok. Cosa facciamo adesso? Quindi quel tipo si è entrato e ha detto, ragazzi, ci sta più di qualcuno lì. Facciamo un giro intorno alla casa. Cioè, Tantissimo. probabilmente non saranno tutti scemi come lui. Sì, quello lì mi sa che era anche Sì. strabico. Ok, allora. Io direi di oltrepassare. No. Cioè, alla fine sono umani, qui intorno non ci sono torce. Potremmo sfruttare il buio. Praticamente si parla di aspettare solo 6 ore, anche di meno in realtà, perché vedendo le nuvole, sta arrivando un'altra tormenta di neve. Dovrebbe arrivare un'altra tormenta di neve, tipo col cielo carico, tutto nuvoloso, chiuso, giusto qualche raggio di sole c'è, cioè, quindi è anche difficile capire che effettivamente quali siano. Raggio di sole! Direi di metterci nella postazione Sì, perché migliore. Benito lo sa, quello nascosto nella neve tipo Kronk, quando va a buttare il busco nel fiume, sta così con la neve sopra vicino agli alberi. Ragazzi, è tutta tattica, voi non lo sapete, ma in realtà è tutta tattica. Vabbè, io inizio a muovere, quindi vedi, Ada inizia a fare il giro dall'altra parte. Io mi scosto dai cespugli. Quindi che fai? Io mi seppellisco. Io mi nascondo meglio. Inizio a farti una fossa più profonda. Iniziati a scavare la fossa perché tra poco morirai. Quindi voi rimanete lì e lasciate Ada a fare un giro. Ada che non ha stealth. Nessuno ha stealth Manco io qui. stealth. Nessuno ha Bene. stealth qui. Oh, piano con le parole. Io ce l'ho Ok. stealth. Vabbè. Ada si scioglie la cosa la pelle dell'Acis, la mette sopra tipo cappuccio e comincia a camminare vicino alla neve. Ti ha mai visto un talebano con un cappello Eh? così? Mai visto un talebano Winston! Con le scarpe di gomma. Non la cantare tutta! Oh! Porco Innus. Non so se potresti. Porco Pelor. Allora, Perché? arriviamo. Vabbè, ma quanti ne Allora, io. esistono qui? H11. Allora, guardi dalla finestra. H11 e. Cucù. Fammi fare magari Ah, un ok. tiro di Vabbè, comunque ci aveva messo su due stealth. finestre. Belle grosse. E vuoi. Però tu play venerdì 13. Ok, ragazzi, oggi proprio non mi stanno aiutando i dadi. Ho Minchia, venerdì 13 per visto. davvero. Bene, vabbè, non è importante. Sono tutti strabici là dentro, ora No. scopri. Ah, ok, è arrivato. Era casa Allora, di cura. Lem si affaccia alla finestra e vede la stanza vuota, però con una cassa enorme. Chiusa con un lucchetto, il letto appena rifatto, quindi molto alla rinfusa, e la porta sta chiusa, diciamo,
Non riesci a capire se è chiusa a chiave o meno. Però è praticamente ermetica, non c'è un filo di luce che passi né da sopra né da sotto. Ok, fammi fare anche a me un tiro di percezione, Ah, non magari. l'hai fatto? Non si sa mai. Ok. No, non l'ho fatto. Invece io mi affaccio. Ok. 25. Allora, prima di... Aspetta, la 12 siamo passati. Abbiamo guardato la 12, no? Vabbè, allora, intanto guardo io e vedo praticamente che c'è questa stanza ovviamente con un letto senza un lenzuolo, tutto. Praticamente è abbandonata questa stanza. C'è soltanto. È come se Ok. fosse una stanza per uno, ma in realtà all'interno ci sono le orme di tutti, un po'. Si vede una decina di tagli di impronte diverse, tutte buttate lì, alcune sporche, alcune meno. Qualcuno si porta la neve, vedi la neve già bagnata che ha bagnato il parquet, vedi. Insomma, comunque è una stanza molto trafficata, però vuota con la porta semiaperta. Che comunque da lì non riesci a vedere che cosa ci sia dall'altra parte. E quando te lo dico, tu confronti la tua stanza e vedi che c'è un, diciamo, c'è un livello nettamente superiore a quella che stai guardando tu. Di Di arredamento. arredamento e anche di spazio, anche come di quantitativo di persone che ci abitano, perché da te non vedi nemmeno un'impronta, però vedi questa stanza ben sistemata e tutto il resto. Ok, posso fare un tiro su Vai. intuizione per capire a chi potrebbe appartenere questo Fai. tipo di stanza? Ok, mi devo aumentare sense motive. Al prossimo livello, ragazzi. 15. Allora, sapendo che il loro capo era cioè comunque era la posizione di un capo, comunque è già abbastanza importante. Poi, essendo un necromante, vedi comunque che dovrebbe avere molta più riverenza. Infatti vedi che veramente questa stanza è enorme. Però noti un particolare che ti stona. Cioè noti che in una delle varie cose che ci sono nella stanza noti un libro. E accanto al libro c'è una spilla con il simbolo di Northgober. Norgober, tiro di No. geografia. È un dio. Come no? Ah, ok. Tiro di religione. dovrei poterlo fare dato che ho conoscenze bardiche. Tecnicamente. Religione. Aspetta, quanto c'ho io religione? Ho più uno. Non è più di me. 10. Northgober è semplicemente il dio dei segreti e degli omicidi. Quindi qualcosa non quadra in quello che sai e quello che stai effettivamente vedendo. Tiro salvezza di volontà per capire se è Ok. un'illusione. Aspetta, Intanto controllo vado a continuare a un attimo. muoversi. Sì, No, perché tanto tranquillo, lui tranquillo. sta pensando, la sta guardando, Ada invece continua a curiosare. Uno. No, non è un'illusione. Ok, quindi in realtà è In ogni caso, un'illusione. no, in ogni caso non è un'illusione, perché comunque. Sì, lo so, per me non è un'illusione, però sono convinto di ciò. Comunque, chiamo Ada. Penso di aver trovato qualcosa. Sì, ma io ho qualcosa di più importante. Io ho trovato la cucina! Aspetta! Vaffanculo, ok? Non è il Aspetta! momento! C'è qualcuno! Tipo, ok, è il momento. Un orco? No, è troppo grande. Cioè, è troppo piccolo per un orco, ma. È un No, goblin. cioè, è troppo alto per essere un uomo, un'umana, ma. È troppo piccolo per essere un orco.
Una metà tra i due? Sicuro. Forse si riferiva a questo. Sicura di Sì, non. Sicura di non starti vedendo lo specchio? che sono. Io non sono verde! si sa ancora, per avere qualche problema a fegato. Non ancora. Uso prestidigitazione e la faccio diventare verde. Mentre sta dicendo, guarda che questa cuoca sta cucinando, sta tagliando dei brandelli di carne molto grezze. Vabbè, bestia, bestia, non può, non l'accetto più. Ah, sei arrivato? Cosa hai scoperto tu? Ho scoperto che stai guardando il tuo riflesso. Guardati la pelle. Ma che cazzo? Andiamo, non c'è tempo da perdere in giochetti. Rimarrò verde. Ah, Però, sì. effettivamente sono piuttosto verde. Sì, direi, conosco come ho fatto un orco. No, questo No, forse non non lo lo dico. sai. In ogni caso. Shh. Lo Come non so, lo... Ma ho che le cazzo? conoscenze bardiche. Io so tutto. No, vabbè, comunque sì, perché venendo da Eldrin, comunque è una città abbastanza eterogenea. Ok, per cui. Sai cosa potremmo fare? Controllo una cosa. Vedi Sì. Vai, vai. che ha preso lo zaino, cerca nello zaino. Lo chiude e dice: ah, mai niente di utile qui. Perfetto. Bene. Utilizzo messaggio per contattare mentalmente la creatura che sta all'interno, ovvero quella, la Ok. tipa, Per dire. facendo sempre un tiro di bluff. Ok, allora fammi fare un attimo il tiro di bluff. O vuoi che prima dico Allora, prima dici cosa cosa devi devo dire e dire? poi fai il tiro. Ok. Sono la tua coscienza! Vai, tira. Sedge. Un attimo. Misgama, raga, misgama, non vi preoccupate. 13, 5, 19, ti sgama. Senti, sì, certo, come se la Stanza. coscienza parlasse così. E poi ho appena sentito un altro parlare della sua coscienza che parla. Fammi Ecco, troppo indovinare, sei uno di quegli diverso. avventurieri, vero? Cosa te lo fa Perché pensare? appena è arrivato poco fa un tizio urlando e puzzando di sterco, urlare il fatto che ci stanno arrivando degli avventurieri abbastanza strani. Quel tipo che ha parlato della sua coscienza, che gli ha parlato ad alta voce, qualcosa non quadra. Quindi. In realtà qualcosa quadra, c'è invece qualcosa che non circola. Apre la finestra. Si affaccia, guardando verso lontano da noi, quindi guardando diretto. E vedi praticamente Ah, il io sono suo basso. volto mentre sta così. E vedi ovviamente i suoi lunghi capelli neri, la sua pelle verde oliva. Però è molto umano come volto, non ha preso molto dagli orchi. Ah, ok, quindi è È un probabile che sia un asimar. mezz'orco. No, è un E mezz'orco. la senti parlare sottovoce, dicendo: non so dove sei, però potresti tornarmi utile, tu e i tuoi compagni. Non è vero. Tu Fatemi menti. indovinare, siete qui per la ragazza, vero? No. Beh, allora se non siete qui per la ragazza sarebbe un vero peccato che io urlassi dicendo che siete sotto la cucina. Ma se nel caso Ma foste noi per non la siamo sotto la ragazza, cucina, siamo da. allora potrei per sbaglio lasciare la finestra aperta,
Oppure dirvi di nascondervi da qualche parte. Sì, prendete il Grazie. timer, finiamo questa parte. Faccio Potrei dirvi dove nascondervi, un tiro aspettare la di stealth notte modding. e poi fuggire tutti insieme. Perché questi, sinceramente, mi stanno un po' sul cacchio. Ho fatto un tiro di sense motive, ho fatto 15 per capire se sta, se ci sta Allora, non pia ti per sta culo. prendendo per il culo. Però comunque la nota. Però capisci che quella che stai dicendo. Se volete far danni, fidatevi di me, conosco il posto. Però se non lo volete fare, sono cazzi vostri, lo dico a tutti. Perché comunque non la rischio la vita per voi. Ah, va bene, va bene, va bene. Nel frattempo il paladino Qualcuno e che non il sordisce. mago stanno ancora lì, eh. Che non sapevo Ok. letteralmente un Sì, cazzo di quello che sta sinceramente tu non sei ancora succedendo. un cazzo. Che Secondo me dico? entriamo nella camera. Va bene, va bene, va bene. Siamo qui per quella ragazza, per quella particolare ragazza, per quella particolare ragazza che di mestiere fa la principessa. Sì, non mi importa. L'importante è sapere che voi potreste aiutarmi a fuggire. Io so quello che volete. Posso darvi una mano, ma devo sapere quanti siete. Potrei farvi nascondere nel capanno degli attrezzi, oppure all'interno della cucina stessa. Magari all'interno dei barili, però puzzereste di carne, oppure dietro qualche cassa. In ogni caso potrei nascondervi in qualche modo. Anche perché qui sono tutte molto, Siamo qua. molto allerte, quindi probabilmente tra un po' quel tipo verrà preso e chiuso insieme agli altri malati e farà uscire un'altra guardia. Non credo che il trucco della Siamo coscienza qua. possa già fun possa funzionare un'altra volta, come ben Ho visto. capito, siamo Bene. quattro. Allora, i Madonna. più piccoli, se siete abbastanza piccoli, potreste nascondervi all'interno del capanno degli attrezzi. Invece, se siete troppo alti, dovreste nascondervi qui in cucina. Ada si toglie ovviamente la pelle, se la riallaccia alla cintura. La guarda e fa: io sono come te, non lo so, possiamo fare qualcosa? E praticamente vedi, mentre la guarda, senti Cocca, sei strana, non sei proprio un mezzorco. Quei capelli rossi però potresti discendere da qualche demon, è solito negli orchi, però non potrebbe funzionare. Aspetta, aspetta, aspetta. O possiamo fare una cosa? Schiocca di nuovo le dita e le fa diventare i capelli neri. Se la facessi diventare come me, nel senso, e col mio aspetto potrebbe passare inosservata nel magari rompere qualcosa, oppure distogliere l'attenzione, potremmo lavorare in due. Oh, su via, è già brutta di suo. Quanto è di classe armatura? Capito, Madonna. 13. Dai, tranquillo, è danno non letale. Tra l'altro. Minchia, mi devo Quindi preoccupare. prendi solo. Ti colpisco con 14? Sì, perché hai detto che è 13. Vabbè, ti do faccio comunque 6 danni non letali. Vabbè. Tipo Lo mezzo dente che accetto. parte. Lo Allora, accetto. quindi avvisiamo il nano, diciamo, quindi tu e il nano vi nascondete nel capanno degli attrezzi, io e l'altro bestione ci nascondiamo in cucina. Ok, penso che Ok. posso andare. Puoi avvisarli con il messaggio tu, così ci vengono, ci raggiungono prima che, perché probabilmente facendo avanti e indietro si perderebbe solo tempo. Ok, faccio un messaggio sugli altri. Magari aggiornali della situazione. Dico, stronzi, abbiamo risolto, uscite allo scoperto perché altrimenti vi picchio. Vabbè, ci raggiungono. Preparo l'arco. Piano piano, comunque, trotta cavallo, ci raggiungono qui. Allora, un attimo che rivelo l'area.
Allora, Ada entra dalla finestra. Le Meturion vanno nel capanno degli attrezzi. E Vichingo? Buff, dove vuoi? Capanno degli attrezzi è piccolo. Anzi, No, gli dico che vuoi, puoi entrare anche tu nella cucina oppure vuoi aspettare fuori o qualcos'altro? Nella cucina, vai. Ok. Quando, nel momento in cui entri dalla cucina, la mezz'orca ti guarda e fa bel bocconcino. Dice, però potresti andare all'interno della stanza degli ospiti, tra virgolette, effettivamente, per quanto sei grosso non potrei nasconderti qui. Si trova... A me è uguale, un ma... poco qui, la porta diretta alla cucina, quindi fai in fretta. Tranquillo, non la utilizzano mai. Tira di furtività. Madonna. Oh, diciamo. Sì. Mi stavo preoccupando. Allora, nel momento in cui esci, vedi praticamente una sala enorme, con un enorme camino e un sacco di trofei di caccia appesi dappertutto. Una pelliccia di orso a terra e vedi in lontananza le due guardie. Le vedi di scorcio e un paio e una rampa di scale che sembra andare verso l'alto. Comunque, ed entri comunque in questa stanza qua un po' vuota. Cioè, il letto a malapena esiste. Vedi questo letto mezzo scassato. Sì, sì, e la finestra si affaccia su un altro. Come si chiama? Comunque su un altro rialzo che si affaccia sul ponte, su un ponte completamente ghiacciato e dall'aspetto molto poco stabile. Ma perché ti sei fregato la sede di papà? Vediamolo per nascondere. Qui, quindi possiamo aspettare la notte. Sì, comunque sì, sulle sì. Sedie devo andare. Mi nasconderei sotto il letto, guarda. Ok. Beh, dai, se devi andare poi tolgo, tanto magari penso che finiamo questa parte e poi stacchiamo. Ok, ciao ragazzi. Ciao. Ok, allora. Quindi rimaniamo dentro a questi due, e comunque si presenta, si chiama Tom Penny. Allora, io e Ada, quindi decidiamo di... Allora, Cocca, facciamo una cosa. Potresti nasconderti nella mia stanza, perché probabilmente adesso quel tipo sarà sopra, protetto dai suoi scheletri. Però non potresti andare senza portare il pranzo, quindi aspetta 2 minuti, finisce di prepararsi e lo porti lì. Portare il mio pranzo in camera. Le porte sono tutte comunicanti, quindi avrai libero accesso all'interno della sua stanza se vorrai ucciderlo nel sonno, sia chiaro. Cosa che ho pensato spesso di fare io, però avrei paura, ma molta paura dei soldati, perché potrebbero attaccarci. Quindi Ade dice, ok, dammi sto pranzo. Quindi, dopo che prende il pranzo, si muove. Davanti a lei due soldati che la guardano e fa: ehi, Tom Penny, stai portando il tuo arancio all'interno della tua stanza a mangiarlo di nuovo da sola? E Dio, tira di bluff, che col carisma è meno 2, però con l'aspetto ha un bonus più 5 perché può l'ha falsificato. Quindi 20 più 3. Madonna, mi fa salire un'ansia il fatto che stia lento su Edge. Ok.
Allora, risponde Ade, dice: sì, sto andando in camera mia, ovvio. Con il l'annusa con il mio buonissimo pranzo di carne cotta a puntino. Nel momento in cui lo dice, all'interno sente: ah, che dolore. Comunque la guarda un po' perplesso, fanno: ok, vai, entra pure. Apre la porta e si chiude dentro. Nel frattempo, voi due siete dentro nel capanno degli attrezzi. Trovo qualcosa Tira di all'intorno proprio. percezione. Oddio. No, oddio, mica ho visto quel 3, stavo... Madonna. Ok, allora no. Hai letto praticamente il primo e il secondo capitolo di quel libro che ti ha dato il fabbro. E nei primi due capitoli c'è scritto tutti gli attrezzi e come tenerne cura. Noti che ci sono molti attrezzi da fabbro, molti martelli, pinze e tenaglie che potrebbero farti al caso tuo, però non è detto che siano in condizioni perfette. Ma comunque all'occhio ti sembrano decenti per quello che dovresti fare tu. Quindi che fa? Li prendi? Ok. Sì, ovvio. Segni e riponi nello zaino. Quindi cos'è che ho preso di Allora, preciso? Un piccozze, martello, martello, poi? tenaglia, pinza e basta. E un guanto si è preso, il guanto di ferro. Di ferro, sì. Quel guanto, insomma. Allora. Piano di sotto, sopra. Ok. Allora si avvicina. Sentite bussare al coso, alla porta. E la ragazza dice: bussa dicendo: allora, la ragazza è al piano di sopra. Quindi trovatevi un pezzo comodo e dormite. Perché la notte arriverà tra un 5-6 ore. Vi converrà essere molto in forma per combattere. Nel caso ce ne fosse bisogno. Io nel dubbio. E ovviamente voi non so se avete aperto la porta. Per controllare. Per vederla. Se comunque tu non la conosci. Quindi che fate? Vi aprite la porta? Ok. Allora, Sì, come vi dice nel apriamo, dubbio. apriamo. E vedete, ovviamente, estrae una collana, vedete che è una fiala di veleno. E dice: nel frattempo potrei farli divertire un pochino, perché molti sono ammalati. Può essere che siano stati contagiati dalla stessa malattia, capite che voglio dire? Sì. Ma io sono lì. Ah, ok, Allora, perfetto. quindi, Bene, tranquillo, guarda. cos'altro vi potrei dire? Beh, diciamo comunque un'altra cosa. Evitate di attraversare il ponte. Nessuno qui si avvicina, però preferirei non farlo nemmeno io. Perché loro non sono guerrieri esperti, ma se persino il loro capo se ne tiene a distanza, qualcosa di abbastanza pericoloso c'è. In alternativa, per la fuga ci sono 3 cavalli nelle stalle. Era morto un cavallo, ma l'abbiamo riciclato, per così dire. Se volete, faccio un buco nel muro e vi passo tranquillamente del cibo. Va bene. Allora, rientra. Lei rientra. Sì, Sfondo il muro sfonda il con un muro con un pugno. pugno. E mentre lo fa, apre la mano, vi porge dei tovaglioli quanto più puliti possibile. E poi vi porge del pane e della carne di cavallo, sempre cotta a puntino, tra virgolette. Madonna, carne con cavalli. Se avete bisogno di qualcosa, non esitate a bussare
la cassa, prende una cassa e la mette di fronte per coprire il buco che ha fatto. Cosa volete fare? Volete continuare oppure... Io direi di Ok, fermarci. perfetto. Allora...